Parola che ci avevo dentro da un po' di tempo è finalmente. Finalmente abbiamo vinto una partita punto a punto, finalmente abbiamo vinto una partita andando contro quelli che erano i nostri fantasmi, perché siamo usciti da due brutte sconfitte le ultime due fuori casa, che però in due partite erano nate strane e quindi diciamo che secondo me non erano il vero specchio del nostro stato attuale. Avevamo lasciato per la strada punti importanti in trasferte e campi anche difficili, però per pochi punti a Reggio Emilia, a Piacenza, a Ostuni. C'era venuto in testa l'idea che ci fosse qualcosa che l'idea sbagliata, che ci fosse qualcosa che andasse oltre il gioco, oltre la palla a canestro, che ci potesse ostacolare in trasferta. In realtà non era così, ho cercato di sgombrare la mente, ho caricato onestamente molto questa partita, che pure ci vedeva in emergenza per l'assenza di Gennaro Sorrentino. Un grande sforzo anche di Marigny da playmaker e direi una partita eccellente di Mazz, che è stato per settimane in discussione a causa di prestazioni non all'altezza. Direi che oggi ci ha dato una risposta abbastanza importante. Venendo alla partita e quindi a quello come è andata la partita, mi sembra di non esagerare se dico che il primo quarto e mezzo noi abbiamo fatto vedere sia offensivamente che difensivamente una pallacanestro eccellente. Ci siamo presentati a Barcellona con 28 punti nel primo quarto, e credo sia forse la prima volta che Barcellona li riceve in un quarto soltanto, dimostrando una superiorità che non era neanche veritiera, perché sappiamo il valore di Barcellona. Non a caso vengono da 6 vittorie nelle ultime 7 partite, ultime 4 in casa consecutive, perciò voglio dire, non è che sono stati lì a guardarci, veramente abbiamo fatto secondo me molto bene. Poi ci siamo fermati nel momento in cui Barcellona ha alzato i toni difensivi mettendoci un po' le mani addosso. E lì abbiamo peccato, secondo me, di presunzione, aspettandoci dei fischi che non sono arrivati, e quindi abbiamo fermato il nostro impeto improvvisamente negli ultimi 5 minuti del secondo quarto, e abbiamo permesso a Barcellona di rientrare. All'intervallo ci siamo detti che la chiave era come saremmo ripartiti. Siamo ripartiti andando avanti di 11, facendo vedere che noi la partita non era il finale del secondo quarto, ma era l'inizio, e quindi abbiamo rimesso magari qualche incertezza alla squadra di casa. E poi che cosa devo dire? Niente, sul filo del rasoio, punto a punto, onestamente una grande soddisfazione per me vincere questa partita. Abbiamo dimostrato di saper giocare anche d'insieme, di avere un attacco che può muovere la palla. Chiaramente siamo sempre stati un po' in affanno, però voglio dire, è normale quando giochi in un campo così complicato, difficile, con un pubblico così caldo. Onestamente, l'abbiamo portata via e sono molto, veramente molto felice oggi. Bene, è stata interrotta una striscia di 6 vittorie. Abbiamo avuto troppo nervosismo nel primo quarto, troppa tensione, abbiamo vissuto troppo di tensione, e lo svantaggio del primo quarto forse è stato il limite più grande sulla partita, visti poi i quarti successivi. Ci è costato non tanto il vantaggio, ma la sicurezza con cui poi ha potuto giocare Scafati, massimo vantaggio di 20 punti. E questo è stato uno scoglio che abbiamo dovuto superare, che avevamo superato. Poi entriamo nei discorsi finali, dove abbiamo avuto dei passaggi a vuoto nei possessi, ma credo fosse proprio per troppa generosità, la stessa generosità che abbiamo messo dall'inizio alla fine. Nervosa il primo quarto, generosa e aggressiva e diretta, quella che poi ci ha permesso il recupero, è l'unico vantaggio. E poi ci è mancata la lucidità per colmare il gap dell'inizio della partita. Complimenti a Scafati. Noi ci sentiamo, come dire,
battuti in questa partita, ma siamo già pronti per ripartire, per reagire. Ho detto alla squadra di tenere la testa in alto, perché lo sport ti dà delle opportunità, e quindi già dalla prossima partita dobbiamo essere già pronti per la prossima battaglia. Se volessi andare a vedere una cosa extra, senza, spero mi capiate, giustificare niente, è l'idea invece dei recuperi degli infortuni, quando la squadra ha degli equilibri e deve rimettere dentro altri giocatori e deve ritrovare altri equilibri. Quindi non c'è una colpevolizzazione, c'è una consapevolezza che questo può succedere, però mi piace sempre stare con la mia squadra, cioè preferisco che ci siano giocatori che si prendano responsabilità nei momenti importanti e no. Mi prendo il bello e il meno bello di questa partita. Purtroppo ho iniziato dicendo che è stata interrotta una striscia, è stata interrotta una rincorsa verso il vertice, ma dobbiamo ripartire. Quindi questo è il segnale chiaro che voglio dare alla squadra, che voglio dare a tutti. Quando ho giocato con il numero 4X, avevamo trovato gli spazi, tant'è vero che loro hanno dovuto cambiare. Ci abbiamo creato il vantaggio a un certo punto con la zona. All'inizio abbiamo avuto problemi ad attaccarla, poi dopo, quando ho messo X da numero 4, avevamo trovato la soluzione ai problemi. Siamo arrivati sul rush finale alla pari. Eravamo un punto avanti, poi abbiamo fatto dei possessi, abbiamo attaccato con dei possessi non tranquilli, troppo ansiosi. Volevamo risolvere quasi individualmente la partita per troppa generosità, quando si dice che ognuno vorrebbe fare qualcosa in più per la squadra. Invece la nostra logica è quella di fare qualcosa per la squadra indipendentemente dal momento, non fare l'eroe per il bene della squadra, ma fare il giocatore per aiutare la squadra.